Da sempre la Juventus in Romagna scatena un entusiasmo eccezionale, così da permettere ai pluridecorati bianconeri di giocare praticamente in casa. Il Cesena deve riprendersi dalla beffa subita 7 giorni fa contro il Milan. Lippi mette in campo con intelligenza e saggezza la sua squadra che con Amarildo ha subito una grande occasione per passare in vantaggio. I romagnoli non fanno le barricate, ma giocano un buon calcio e le azioni gol si succedono quasi in alternanza. Il vantaggio della Juventus arriva sul calcio di rigore assegnato dall'arbitro Magni per un contatto, forse sì, forse no, tra Fontana e Baggio. Dal dischetto lo stesso Baggio non ha problemi. La ripresa si apre con il gol della domenica, Nobile lancia lunghissimo, un po' di confusione in area juventina e Pierleone colpisce con freddezza e un po' di fortuna, 1-1. Il tedesco Hasler si propone sulla fascia, ma Schillaci e Napoli non concludono sbagliando in maniera clamorosa. Il ritmo sale leggermente, anche se l'incontro non è certo di quelli a doppia velocità. La Juventus, che comincia con un po' di fatica ad assimilare i concetti tattici di Maiprevi, è senz'altro migliore in difesa rispetto alle precedenti esibizioni. Giulio Cesar dimostra di avere personalità, anche se tacconi un paio di volte ad sbrigare qualcosa di più dell'ordinaria amministrazione. L'incontro si conclude con l'espulsione a tempo scaduto di Hasler, reo di avere protestato un po' troppo. Maiprevi, risultato a parte, che cosa ancora non le piace della sua squadra? No, direi che oggi la squadra si è comportata bene, ha avuto così un'indecisione sul gol, ma penso che sia più una prodezza di Pierleone che un'indecisione della difesa. Dopo si è comportata direi dignitosamente, anche se qualcosina dobbiamo ancora migliorare. Che cosa? Non si può sapere? No, ce lo diremo noi. Lippi, in 7 giorni dal Milan alla Juventus, forse non è cambiata la sua squadra, è cambiato solamente il risultato. Esatto, è cambiato il risultato, anche se devo dire che oggi siamo riusciti a tirare in porta molto più di quanto non abbiamo fatto col Milan e abbiamo meritato questo punto, e direi che se avessimo, alla fine fossimo riusciti a vincere la partita, così come nessuno domenica scorsa avrebbe gridato allo scandalo se avessimo pareggiato, così oggi se avessimo vinto nessuno avrebbe potuto recriminare. Elogi sui singoli lei non ne fa mai volentieri, però forse c'è qualcuno oggi che ha fatto qualcosa in più? Ma mi piace ricordare la grossa prestazione di Piraccini su Baggio. Roberto Baggio scortato, ma non è successo niente di grave, no? Anche se avete perso un punto. No, per fortuna non è successo niente di grave fino a questo punto, però è vero così che abbiamo perso un punto. Senti, questa Juventus come ti è apparsa? Che cosa vi manca ancora? Ma noi abbiamo questo così problema di condizione fisica nel secondo tempo. Adesso abbiamo giocato una gara con un caldo tremendo e poi dobbiamo considerare anche la partita di mercoledì in Bulgaria che si è fatta sentire. Schillaci come sta? Sto bene, benissimo, rispetto a 3 settimane fa, adesso che le mie condizioni migliorano. Qualcuno aveva detto che ti saresti comunque dovuto fermare per guarire, vero o no? Qualcuno forse diceva prima, adesso no, adesso continuo fino alla fine. Sto migliorando ogni domenica, quindi non vedo perché dovrei stare fermo. Pierleone ha passato una settimana difficilissima o no? No, assolutamente. Per quanto riguarda la partita col Milan, quel gol, no, penso di no, tutto tranquillo. Si può sbagliare, si può indovinare. Oggi ho indovinato un gol, diciamo, più difficile di quello di domenica. Il calcio è fatto di queste cose qui.